Parlare del trio jazz è un, diciamo, un discorso molto ampio, anche perché comunque ognuno di noi si ispira a un trio di riferimento. Io sono cresciuto in particolar modo con quello di Bill Evans, diciamo, che ho capito cosa succedeva nel jazz, diciamo, un po' grazie all'improvvisazione e alla poetica di Bill Evans. Anche se... Anche il trio di Red Garland mi ha molto influenzato per via dello swing e dell'addizione delle frasi particolarmente, per dire, afroamericane. Quando appunto ho iniziato a suonare jazz a 20 anni, ho sempre avuto un'idea di fissare le mie composizioni con un trio di jazz. Non è una cosa che ricerco, quella della una tradizione musicale così accentuata nel jazz. Infatti si possono prendere direzioni diverse proprio grazie a un misto di tradizioni musicali da cui si deriva. Ad esempio la mia non è prettamente jazzistica, è anche classica, e questo insieme di ingredienti dà un sapore al trio, dà un suono molto moderno, molto nuovo. E anche mi permette di sperimentare tutte le composizioni, tutte le mie arrangiamenti per trio in maniera molto fluida, molto naturale, quasi che sembra in certi casi che i pezzi siano composti a tre, anche se in realtà l'idea principale è sempre la mia. Ciao, sono Simone Bellavia. Vi racconto in breve, in un minuto, quello che è il trio di Manuele Francesconi per me. È un trio fantastico dove mi trovo coinvolto per un incontro, sì, se vuoi casuale, con un musicista amico che compone in stile classico jazz, jazz classico, musica composta in modo molto muscolare, se pur rimanendo nei canoni del jazz, ma con un filo di ispirazione sinfonica, in quanto appunto molto appassionato di Mozart. Ci sono dei temi molto ben strutturati, sinfonici appunto, però che richiamano appunto la classica, ma che comunque sia hanno delle strutture di improvvisazione molto divertenti, soprattutto per me, per il basso. Ho voluto proprio scegliere, diciamo, anche dei compagni che avessero delle qualità che mi rispondono al mio modo di sentire il loro strumento. Quindi Paolo, diciamo, per la poetica che ha sullo strumento, il suo modo anche di essere sempre presente, accompagnare in una maniera anche vellutata ma presente, e poi Monne per la sua, come dire,
forza che ha nel sostenerti bassi e anche un... Paolo Franciscone, e già questo è un motivo fondamentale per dire che in qualche modo era scritto nelle stelle che avrei dovuto suonare con Francesconi. Su questa cosa abbiamo scherzato per parecchio tempo, perché ci conosciamo da molto tempo, io seguo la crescita sua che è stata veramente veloce e molto interessante, perché Emanuele ha un modo di approcciare la musica che per me è affascinante, perché per quanto la sua struttura sia molto armonicamente evoluta grazie alle sue influenze della musica classica, del jazz, in realtà è un musicista che ha un approccio melodico, e per me questo è uno dei fondamenti della musica. Io adoro suonare quando la musica ha un approccio melodico, e mi piace che la batteria, il mio strumento, assecondi questa intenzione della sua musica. In un percorso ritroso ho scoperto la meraviglia, la magia di come tutto, dalle origini della musica jazz e blues, che all'inizio aveva altre forme, ma dal jazz e blues si è evoluto tutto quello che abbiamo oggi. E mi è piaciuto da morire questo percorso ritroso, che mi ha fatto scoprire i grandi tri della tradizione, musicisti strepitosi che mi hanno formato, e nei tri moderni ovviamente la musica, l'apertura mentale di musicisti come Bill Evans, Kay Jarrett, o nei tri per chitarra di John Abercrombie, sono stati molto molto significativi, e questo concetto ricorre, lo sento molto nella musica di Emanuele, il modo in cui interagiamo con dinamiche, con suggerimenti continui ai quali ci rispondiamo, delle volte anche no, ma sappiamo che sta succedendo qualcosa, e la magia che per me è sempre fondamentale nell'approccio, nella costruzione della musica di Emanuele.